a tutti e benvenuti qui, un'altra box che arriva direttamente da... No, non è così l'intro! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Oggi siamo qui perché... Perché è arrivata una nuova scatola box piena di schifezzuole dal Giappone! Sì, questa volta è un nuovo sito che si chiama Oyatsu Cha Cha Cha! Che bello! Io l'ho sentito da qualche parte online in un video, ho detto Oyatsu Cha Cha Cha, ma io questi non li conosco! Veramente? E tutti dicono, ah, mi ha contattato il sito giapponese! A noi non ci contatta nessuno! E allora Ombretta cosa fa? Si mette al computer, e va nel settore per i blogger e contatta lei, dice chi è, dice che canale ha, fa vedere quanti follower ha e loro mandano una simpatica box. Quindi per tutti i blogger che volevano provare, che volessero, magari è meglio, provare le... Fatti mandare una scatola di tempi verbali. Va bene, che volessero provare le prelibatezze di Oyatsu Cha Cha Cha. Io sono una fautrice del motto chiedi e ti sarà dato. E a noi è stato dato. Chiedi e ti sarà dato. Allora, c'è naturalmente la lista tutto degli elementi. C'è, innanzitutto la scatola è pienissima di roba. Aspetta, posso dire una cosa? La scatola è pienissima di roba. Ci sono ben 19 articoli. Loro ti contattano una settimana prima per sapere come arriva, se arriva bene. È arrivata bene. E tra l'altro arriva in una maniera graziosissima. Guardate, noi non l'abbiamo spacchettata. L'unboxing è divisa a settori. E dentro ci sono tutte le cose e devo dire che è molto molto piena. Adesso andiamo a uno a sbirciare. Vediamo cosa c'è. Vediamo. Siamo pronti per assaggiare? Sì. Vai. Assaggiamo questo big katsu. Però si chiama così, special sauce. Sì, no, vi giuro che si chiama big katsu. No, big katsu. Sì, sì, non posso ripetere questa cosa. Allora, benissimo. C'è scritto qua. Naturalmente, che cos'è? Che cos'è? Non lo so che cos'è. E non lo voglio sapere a sto punto. Pesce. Allora, no. Sì. Ma non lo leggere cos'è? Lo leggiamo dopo. Che ne dite se prima lo assaggiamo e poi lo leggiamo? È sì. della Suguru, la compagnia. Della Suguru. Suguru, cioè. Come si chiama? Pikachu Special Sauce. Special Sauce. Allora, si presenta così. È una sorta di crackers un po' molle. Una panatina, direi. Ecco, forse un bastoncino. Vediamo, assaggia. Allora? È un bastoncino di pesce? No, no, Enzo, questo tu no. Questo no. No. Non è male, va? Assaggio. È un bastoncino di pesce essiccato. Mm-hmm. Non è male? Vabbè. Aspetta. Non è male? No, a me è piaciuto. È orribile, ragazzi. Il bastoncino, molto... È come mangiare un gamberetto dopo essere soia, passato sotto un rullo compressore. È una roba... Dai, proviamo questi. Questi qua mi ispirano. Beh. Allora, adesso proviamo questi allora, qua. Allora, questi come si chiamano? Questi si chiamano questi. Ah, si chiamano... Cabbage Taro. Della Kadou. E che sono? Sono dei... Sono delle patatine. Patatine. Uff. Vediamo un po'. Vediamo, apriamole. Vediamo. Madonna mia. Abbiamo cominciato malissimo. No, a me è piaciuto. Mamma mia. Stasera mi metto. Lo metterò nel latte. Bleh. Allora, queste qua. Ma io queste qua mi pare che le... No, io mai le ho assaggiate. Sono così. Vedete? Anch'io. Così. Aspetta, prima assaggiano mamma e papà. Se sono potabili te le diamo. Non sono potabili. Sono potabili. Okay. Buone. Agrodolci. Particolari, sì. Molto speziate. Speziate. Bravo, mi hai levato le parole di bocca. Una cosa da notare. Ah, sì. È che nella leggenda che mandano ci sono gli ingredienti. Anche gli ingredienti. Quindi se voi siete intolleranti a qualche cosa, prima di morire... In inglese, no. In inglese. E quindi è molto facile vedere quello che date ai vostri figli. Comunque per ti dice anche cos'è il produttore, quindi... Ti dice da dove la viene, tipologia. È il produttore, via discorrendo. Sentite, c'è l'eco. C'è l'eco, sì, bene, sì, sì, sì. Andiamo avanti. Proviamo questo qua, questo rosa. La scatola è bellissima. Che cos'è? Che è un sacchetto. Il packaging, volevo dire. È così, guardate che allora, bello. Allora, questo si chiama Suppa Mocho Hume. Suppa Mocho Hume? Suppa Mocho Hume, sì. E della, che cos'è? Della Koikeia. Che cos'è? È sempre patatine. Ah, patatine
classiche, guardate, si presentano così, come le nostre patatine normali. Assaggio io. Assaggio tu. Che gusto saranno? Sono dolci. Mi sente prima la patatina salata e poi subito questo dolce che... Dolce, infatti il secondo ingrediente è il terzo, perché sono patate, olio vegetale, non ci chiediamo di cosa, zucchero, glucosio e poi aceto di vino di albicocca giapponese, sale, aceto, polvere di aceto, polvere di soia, mm-hmm. Japanese apricot powder, quindi polvere di interessante giapponese, eccetera eccetera, condimenti vari. Va bene, questo niente, tutto per dire che fa schifo. Allora, poi ci sono due cose che non proveremo. Cioè? Perché le abbiamo provate nel video precedente relativo alla leghiamo cascata, qua, dove c'è la I, mi raccomando, sono, però forse da questo lato. Queste cialdine tonde di riso, questi crackers tondi di riso, me ricordo. Sono freschi freschi, e soprattutto il ramen dolce da provare, questo DIY. Tutti mi hanno corretto su questo, si dice DIY, perché sì, sei un'ignoranza pazzesca. Lo leggevo in italiano. Allora... Niente, ma questo è bocciatissimo comunque. Questi no, quindi... no, questo non era brutta, era questo bella caramella. Questo si chiama Poppin Cooking. Ed è il Tamoshi i Ramen-san. Ed è carinissimo. Adesso io preparerò tutta una scatoletta con tutte le cose che non abbiamo aperto delle varie scatole che ci sono arrivate. Questa è una cosa e bella. E prossimamente vi faremo un giveaway di tutti i cibi giapponesi. Così vi facciamo un video a parte. Chi vuole partecipare, partecipa. Chi non vuole partecipare, non partecipa. Va bene? Invece qua sotto lasciate commenti random così. Mamma, dimmi. È finito? No. Poi, assaggiamo questi. Ah... Che l'aspetto già dice tutto. Allora, questi sono Happy Turn. Happy Turn! Matcha teste. Taste. Matcha taste. Al sapore di tamacha. Tamacha? Matcha taste, amore. Io dico di tamacha. Ma dov'è? Il matcha. E che ho detto io? Il matcha è un tipo di tea. Boh. Assaggiamo. Allora, ci sono persone che vanno matte. Sembrano tipo pavesini al tè matcha. Al matcha, guardate. Prego. La? Non lo so. Abbiamo mangiato queste cose. Ragazzi, tutto quello che sembra dolce è salato. E tutto quello che sembra salato è dolce. Quindi questo è? Salato. Salato. E fa pure schifo. Che ne dici di aprire questo? Sì. È di Pasqua. Allora, le uovette di Pasqua, di topolino. Pachinko Pudding Test. Quindi è al sapore di pudding. E si chiama Pachinko. E vediamo cosa c'è dentro. Adesso vedo molto da mangiare. Oh, sacchettino del sacchettino. Anche questa, la scatolina deliziosa. Certo, la scatolina. Sono quasi regalini. È Disney. Allo rosa. Giallo. Giallo. Fanno vedere bene i nostri amici a casa. Io. No. Sembra una grossa Alpe Libre. Rosa. No, una Mentos direi. No, direi un Alpe Libre. È un biscottino. Glassato al gusto, il mio era alla fragola. Il mio alla vaniglia. E dentro il ripieno è una sorta di cremina disidratata. Ah, già te lo puoi mangiare. Tipo le gelatine. Brava. Buonini. Buonini. Non male. Nulla di che. Sanno molto di latte. Sì. Latte dolce, buoni. Cos'è questo? Oh, c'è un regalo. Che cos'è? Un talismano. Questi sono, penso... Cosa fanno sono? Vedere bene voi. La casa, avvicinali. Sono dei portafortuna. Sì? Grazie, ciao, grazie! Ma è d'oro secondo te? No, non si mangia soprattutto. Oh mio Dio, è un nuovo stagionale! La torta di mele! Ah, ma questa è da mettere al microonde. Si chiama Pie Nomi. È un apple pie. Sì, appunto, è stagionale perché è natalizia, c'è la mele, il cristallo di neve sulla confezione e via discorrendo. Lo apriamo per vedere com'è e dopo vi facciamo vedere come lo facciamo. La confezione
E dentro ci sono, sono in pratica dei cuor di mela con pasta sfoglia. Sono porzioni. Sono così. Vabbè, ma si possono mangiare riscaldati, ma se no no. Beh, io voglio acqua naturale. Pasta sfoglia con dentro un ripieno di crema alla mela. Con questi. Cosa sono questi? È questo qua? No, è questo qua. I petit kogashi cheese. Quindi sanno al formaggio. Dei crackerini al formaggio. Apriamoli. Prego, caro, dopo grazie di lei. Bellini. Sono così. Ah no, questa è esagonali. Bravo. Come le puffe al formaggio. Un po' più toste. Sì, un po' più formaggiose. Buone. Dai, va bene. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Proviamo sempre l'altro, sempre questo qua, della stessa linea. Della stessa linea? Petite katayaki. Katayaki, anche questi, marroni. Forse questi saranno al cioccolato, no, sono alla soia, secondo me. Forse questi sai, sono no? Tondi. Forse questi sono... alla soia, l'ho letto. Ah, alla soia. Questi sono così, vedete? Ok, assaggiamo. Questi, se resistete e non vi si spezzano tutti i denti mentre li masticate perché sono molto coriacei, sono delle semplici mini rice di riso, riso molto croccanti, molto alla soia. Buonine però, non le comprerei. Non ne mangi una, queste me le farei fuori tutte, bene. Mentre quelle no. Andiamo avanti. Non sembra da fare. No, questo non è un DIY, ma... DIY? Ma smettila. Sono dei noodles tipo triturati, assaggiamoli. Dei vermicelli. Guardate, si presentano così. Vedete? No, 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 ne va le mani. Non mi piacciono. Insomma, 4. Niente di che, noodles essiccati. Con salse tipo alla verza, robe. Ti è piaciuto? Ah, beh, no. Questi li abbiamo provati nel video precedente, quindi li conserviamo per voi per un futuro giveaway. Mi raccomando. Sono quelle lunghissime puff. Sì. Sono delle patatine puff lunghissime ed erano molto molto buone. Almeno un gusto, questo bianco era piaciuto a me, quello viola era piaciuto a te, questo azzurro non sappiamo com'è. Non sappiamo. Apriamolo, dai, apriamolo. Allora, uno lo apriamo e uno lo mandiamo a voi, perché questo bianco l'abbiamo recensito nel video precedente. Era quello che era piaciuto a me di gusto, mentre non era piaciuto a Gabriele. Questo azzurro non lo conosciamo, mi pare. Ah, lo proviamo. Hai visto? Vabbè, cioè, andiamo avanti. Assaggio. Molta soia, San. Molto, molto... molto salsa barbecue. Molto, no. Sì. Aceto, mi spara in testa. Sì, certo. Ah, è barbecue, va bene. 5, non più di 5. Gli do 6. Adesso... mochi mochi kinako. Mochi mochi kinako. Adesso proviamo i mochi mochi kinako. E cosa saranno? Sono gli stessi noodles di prima, tipo, però compattati in gallette. Ma no, ma sono questi. Ma che stai dicendo? Ti giuro, guarda. Vediamo. Eccoli, infatti. Sono molto impressionante. No, no, dammi che lo avvicino di più. Sembra un agglomerato di vermi. No! Ora chi lo mangia? Io. Ah. Un biscottino a sesamo. È pastina col dado, agrumata. È secca. È secca, è salata poi. No. È pastina secca, pastina col dado secca e compattata. Non è brutta, fa una certa impressione. Ora ci sono queste da assaggiare. Wow, le alghine! Non questi vedo l'ora. Spazi. Le suki suki. Suki suki combo. Suki suki combo. Allora, è così. Sembra un pezzetto di carta. Oddio, fa una puzza abominevole. E chi? Chi? Perché lo fa? Soia. Perché lo fa?
No. Com'è? Pesto? Voto vomito. C'è il DIY da fare. Ah. Questo lo facciamo, dai. Divertiamoci un attimo. Innanzitutto all'interno c'è questa simpatica vaschettina in polistirolo. Quindi un cucchiaino, un simpatico cucchiaino, sì. Una simpatica bustina con un gel rosa, una simpatica con bustina con un gel bianco, E basta solo questo. E una simpatica bustina con una polverina giallina. Allora, si mischia il gel bianco con il gel rosa. Tutto ok, insieme. Mischiamo tutti insieme appassionatamente. Tieni il gel bianco tu. Gel bianco. Tieni. Gel bianco. Ok. Aspetta, fallo vedere, no? Mischiamo. Potevi fare un poco più piccola? Come mai così grande? Senti che la forbice non la paghi a tagli, eh? Mi sembrava liquido, no? No, liquido! Signora. Io direi che già come... Vabbè, come quantità ci siamo. Come quantità di schifezza. Ok. Smoccolato dentro tutto il gel, e questa è la parola giusta, cari miei, cosa si fa? Devi ora mischiarlo. Ma non si elimina prima? Sì, qua è. No, prima? Dov'è? No. No, quindi adesso dobbiamo versare la polverina. La polvere che sarà tipo biscotto? Cosa sarà? E poi si mangia tutto. Chi viene volontario? Tu lì, vieni e mangia tutta sta roba. Io. Tu che ti stai divertendo alle nostre spalle. Io. Sì, in pratica è sbriciolame vario. Io immagino tutti questi in azienda che quando mangiano poi raccolgono le briciole e le insacchettano, no? Allora ragazzi, fa veramente molta impressione. Ma perché noi facciamo queste cose? Sempre per il motivo del video precedente, perché siamo cretini. Allora, quella di prima? Questa cosa fa impressionissima. La voglio vedere. Assaggio tu. No, assaggio tu. Tu. Ah, io? Certo. Non sei per niente cavaliere. Vai, cavaliere Silvio. Vai. Assaggio. È come quella di prima? Mamma, allora è come quella di prima? Che è successo? Dove sei andata? Di che sa? No, non lo assaggerò mai così. Allora, acqua! Hai la voce della Befana! Tipo, raccontaci! Ah, un'esperienza! No, devi provarla! Provalo! Allora, Saddi, cosa ho detto quando smoccolavate dentro la cosa? Ecco, non so di smoccolamento! È come quando il vostro figlio ha l'influenza e voi gli date il lattuccio col biscotto e dopo qualche momento lui... lo lasciate tipo una settimana questo lattuccio col biscotto. No, dopo quando rimette... È questo. È quello, insomma. Aspetta. Allora, facciamoci la bocca con una caramellina, che ne dici? Vai, proviamo. Ma questi già... No, non le abbiamo mai usate. Sono tipo, come si chiamano? Come quelli nostri. Tipo i cannellini nostri, le cannelline, fragola. Io ne prendo una bianca. Aspetta, Enzo. Prendo una azzurra. Allora? Buona. Allora? Caramelline di zucchero. Non sono salate? No, amore. Allora, non la posso prendere? Buone, ci volevano. Dopo quello, qualunque cosa è buona. Veramente? Queste qui che sono tipo le polo le caramelle col buco e tutto il resto intorno, e questi qua che invece sono mamma soda, qualcosa alla soda, la proviamo, e sono mamma soda. E questo qua le polo poi dopo per farci la bocca, va bene. Sono mamma soda, sono gomme secondo te? Oh mio mamma dio, mamma mia. La forma non lascia presagire nulla di buono, ma saranno gomme? No, guardate come sono. Oh, tipo delle bombette. Delle mine. No. Dai. Oh, gomme! Questa... È la stessa gomma da... da macchinetta. No, con la citrosodina a palla proprio. Non mi piacciono. No. Dai, proviamo queste qua, le polo. Cosa c'è dentro? Dai, prima di metterle in bocca. Allora, vediamo dov'è. Di capire. Sono queste qua, si chiamano New Fue Ramune. Dai, come si chiamano?
New, fu e ramune. Ma cosa sono? Non lo so, vai, assaggio io. Assaggia tu. Una ve la mandiamo, perché una non la tocchiamo e ve la mandiamo. No, amore, tu no. Che gusto è? Gliene mandiamo due? No, dai, l'assaggio, non faccio la vile. E si conclude con poco. Questo. No, buona. Sa di poco. Alla fragola. Fragola, a me no. Ma si scioglie tutta. Non la sento la fragola. Sì. È di fragole, non senti la fragola? Si scioglie in bocca velocissimamente, è uno zucchero molto sottile. L'abbiamo concluso bene. Meno male, abbiamo concluso bene. Bene, è stato un bellissimo viaggio dentro questa box piena di schifezzuole giapponesi. Ma tutte buone. Oyatsu cha 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 a me è piaciuta. È piaciuta non tanto. Il contenuto è veramente variegato e nella variegatura ci sono molte molte cose che non mi sono piaciute. Molte cose, molto cose particolari. Cose, però ci sono appunto molte cose particolari che non avevamo mai visto e mai assaggiato e che ci hanno molto divertito. Ragazzi, certo, come vi dico sempre, queste box non sono box per uno che vuole fare una scorta di snack a casa, eh? Sono box divertenti, box gioco. Per delle feste, per dei box certo, gioco, certo. Per un regalo di per un regalo di compleanno divertente. Il link del sito Yatsu cha 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 ve lo mettiamo qua sotto nel box. E della segretaria? Della cosa cha cha cha. Ai, ai. Sei sempre la solita. Carinissimo il regalino che ci hanno mandato, grazie. Abbiamo apprezzato. Grazie a Oyatsu o a cha cha cha. Arriva tutto ben confezionato, ben, le date di scadenza sono belle lunghe e soprattutto arriva anche un pensierino che fino ad oggi non ce l'ha certo, mai arrivato veramente. I regalini. E poi vi arriva tutto scritto qua, quindi se siete intolleranti a la leggenda cosa, è molto puntuale. Potete capire cosa state mangiando grosso modo. Grosso modo, certo. Bene, e quindi è stato un bellissimo viaggio, ti ringrazio Ombretta, ringraziamo il nostro amico Siamo Oyatsu. Siamo Oyatsu cia cia cia, Oyatsu o cia cia cia, cia cia. Non lo sappiamo, cia cia cia, benissimo. Siamo contenti di questa nuova box, lo ringraziamo di nuovo. E voi rimanete in contatto con noi perché prossimamente raccoglieremo tutte le cose che non abbiamo aperto. È una box giapponese fatta da noi, sì. Arriverà direttamente in una delle vostre case, quindi state con noi e noi ci vediamo presto sulle vostre tavole anche giapponesi. Ciao, ciao.